Agrichef Paolo Passano, buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito e buone feste a tutte le persone che ci ascoltano. Grazie, buone feste anche a lei e buon anno. Allora, cenone di Capodanno, da dove si parte? Cioè, di Capodanno, allora, dipende ovviamente dalle tradizioni di ogni regione. Possiamo parlare della Liguria dove è tradizione a Genova mangiare il caponmagro, però ovviamente la Liguria non è solo Genova, è anche tante zone che vengono da fuori, quindi magari hanno ancora la mentalità e la tradizione contadina, quindi non possono mancare le lenticchie perché portano soldi, non possono mancare anche degli altri prodotti che danno idea di abbondanza, non solo di valore, quindi è anche il maiale, perché del maiale non si butta via niente, quindi possiamo pensare all'abbinamento cotechino e lenticchie. Io mi ricordo che un anno a Capodanno avevo fatto dei ravioli al plin ripieno di cotechino e lenticchie, però anche tanti altri prodotti di valore come possono essere il pesce, quindi pesce di taglie grandi. Io ad esempio quest'anno, come da tradizione, faccio ormai da diversi anni il salmone intero cotto sotto sale, quindi pesci anche di grande quantità perché dà idea anche di maggiore fortuna per l'anno a seguire, però possiamo anche parlare del tartufo, di tanti altri prodotti di valore. E poi il dolce anche, no? Si parla sempre di panettone e di pandoro, ma solitamente si mangiano di più questi prodotti periodo di Natale. Capodanno io consiglio più il pan dolce o il bacciccia, che è più tipico delle zone mie di Lavagna, provincia di Genova, ma anche il pan dolce c'è una bellissima storia che vale la pena proprio parlarne 2 secondi, dove si dice che per Capodanno si mangia il pan dolce, viene portato a tavola dai bambini e invece il più anziano del gruppo deve tagliarlo. Vengono tenute poi 2 fette, la prima fetta viene data alla prima persona che poi visita l'anno nuovo e invece la seconda fetta va per i primi di febbraio per San Biagio, che era colui che serviva a proteggerci dal mal di gola. Senta, Passano, lei ha citato questo dolce tipico delle sue parti di Lavagna, il bacciccia, che dolce è? Bacciccia è la nostra versione un po' del pan dolce, rimane molto più secco perché ovviamente per anche la nostra tradizione contadina serviva che dovesse durare di più nel tempo. Di conseguenza viene lavorato molto simile al pan dolce, viene cotto di più, rimane molto più croccante e fragrante e viene abbinato a delle creme. Nel nostro caso possiamo abbinarlo anche ad una crema, ad esempio al mascarpone o una crema di datteri. Sempre per stare leggeri, ovviamente, però insomma, se parliamo del cenone di Capodanno, non è che possiamo stare a fare lì quelli che si mettono a dieta. Vero. Senta, Passano, anche il cotechino e le lenticchie possono sembrare, diciamo così, banali, no, da cucinare, però non lo sono. Quali sono i consigli? Non sono assolutamente banali. Le lenticchie sono in parte anche semplici da cuocere perché basta solo farle bollite, sono buonissime anche solo da mangiare con un pochino di sale e olio. Possiamo anche realizzare delle creme di lenticchie e sopra poter metterci magari anche un filetto di maiale se vogliamo fare degli abbinamenti, quindi in modo anche molto semplice. Invece il cotechino, beh, se bisogna farlo da tradizione dall'inizio alla fine è sicuramente molto lungo e complicato e i tempi non ci bastano per poterlo spiegare tutto. Ormai però ci sono già delle versioni che si possono prendere già semicotte che possono aiutare sicuramente alle persone, soprattutto che non hanno ancora scelto il menù dell'ultimo dell'anno, per poterlo abbinare alle indimenticabili lenticchie. Senta, per la sua esperienza, negli ultimi anni c'è stato un cambio, diciamo così, di gusti e anche di desideri, cioè si mangia più pesce oppure chi viene anche, insomma, da lei, immagino, insomma, sia molto attento anche, no, al prodotto, ormai non è più chilometro zero, ma proprio, insomma, metro zero, oserei dire. Ha notato questa attenzione? Sì, c'è stato un po' di cambio sicuramente verso il prodotto di qualità, verso il prodotto chilometro zero, metri zero, comunque legato molto alla stagionalità,
Ho notato però anche, soprattutto per queste feste, che c'è stata una maggiore richiesta negli ultimi 2 anni, più di Capodanno che di Natale. Quindi c'è proprio una voglia anche di festa e di un maggiore augurio per gli anni nuovi, ecco. Quindi sicuramente un cambio rispetto agli altri anni, dove invece io, ad esempio, avevo molta più richiesta per Natale. Ah, vabbè, questo è interessante. Senta, in conclusione, quindi ci facciamo questo bel cenone, ci mangiamo tutto quello come se non ci fosse domani, e poi però all'inizio dell'anno con cosa iniziamo? Col brodino? Con cosa iniziamo? Eh sì, un Un po' di brodo con insalata. due tortelli, qualcosa, però ovviamente le feste continuano fino al 6 di gennaio. È difficile dire di no, anche perché magari uno ha cercato di tenersi a dieta per questi periodi di feste, si è tenuto a dieta magari tutto l'anno, ha fatto tanti esercizi, ci sono queste 2 settimane che secondo me vale la pena godersele. Io direi di iniziare a fare dieta un po' di esercizio dopo la Befana. Anche perché poi ci sono gli avanzi e insomma occorre anche Esatto. un'attenzione per quello. E allora senta, grazie mille per questi suoi consigli. Buon anno anche a lei e ci rivediamo nel 2024. Grazie a voi, buon anno a tutti.